Ciao Vez, benvenuti in un episodio di Porco Giuda. Dival 20 1.5. Allora, oggi siamo nella Tankraft, non c'è Kira, ma c'è Final, sperando che non si litigano tra di loro. Bisogna fare episodi senza tenerli staccati, sennò iniziano Lol. i litighi. Allora, oggi parliamo un po' di Tankraft, parliamo di una Vai a fare cosa vetro, DJ. che può essere interessante, va bene. Parliamo dell'automatizzazione delle essenze. Allora, se non vi dispiace, io mi tengo il libro, questo qua, dei cheat, in modo, perché visto che non faccio la Towncraft, e che non la uso, perché la faccio usare soltanto a Final, mi tengo questo per farvi vedere a voi come fare gli oggetti che fa Final, perché sennò sarà nettamente impossibile vedere, perché è impossibile. Dico solo questo. Glass, tu. Cobblestone. Qua, 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 qua. Perfetto, vengo. Scusate se lo uso, però io non uso la Towncraft. Sto facendo tutto Final, tranquilli. Io sto seguendo le mie query, industria, eccetera. Lui fa Towncraft, io faccio industria e Kira fa AP, quindi ci siamo differenziati così. Allora, abbiamo fatto l'inizio dell'automatizzazione delle essenze. Come si fa? Con questi qua, che sono i Blades. No, come cazzo si chiamano questi? Cosa? Wow, ci sono anche i frame della magia. Li ho fatti. Buona. Ci servono poi. Madonna Possiamo zoccola. fare Concentrate. Ah, ok. Dov'è che si fa quel coso? Quale cosa? Quello coi blades. Ok, I blade. questo coso qua, questo pischero bio giallo qua. Aspetta. Ah, allora, il coso con i blade. No, aspetta, ti dico dove devo andare. La pagina. Vai giù sotto le staffe. Se Vai ancora giù, c'è il filetto là, che c'è una boccia dopo, le Warder Jars. Dopo c'è tipo una sfera che col cerchio, cioè una sfera viola. È Sì. Ah, quella. Vai ok. dentro là, in basso a destra c'è la frecciolina. Ok, allora. Basic Flux, bisogna prima fare questo oggettino qua, che è il Flux Filter, che si fa col gold, Silver Wood Log, che sono gli alberi col cespugli viola, gli alberi alti con le foglie blu e legno bianco, così. Nel Infusion Altar, che è questo coso qua. E poi, andando avanti, vi farò vedere questi arcani alambic, che si fa con un alambico, tutte queste cose qua. In modo che faccia questo. Lo collegate col tasto destro a sto coso qua. E questo qua, Lol. quando utilizzerete delle essenze. Vieni qua, faglielo vedere. Aspetta, con cosa? Ho le foglie. No, aspetta 2 secondi Va che mi bene. prendo Allora, la carne marcia. ok, allora il funzionamento è uguale a questo. In poche parole, il tavolo golem è la stessa cosa. Tavolo golem con il secchio in mano, dovete dargli un secchio vuoto, va da questo coso bianco. Ma sto tavolo golem non potevi mettere. Ah, any color. No, any color. Devi metterli bianco. Perché Questo qua prima col non secchio. vabbè. Perché se no va a prendersi le essenze lui. Col secchio in mano va a prendere l'acqua da qua e la porta qua. Basta che gli mettete un marker. Questo qua è il funzionamento in contrario per le essenze. Dovete mettergli le boccette, queste qua, che si fanno. Le prime cose che si faranno nella Tankraft, che sono qua sopra. Queste qua, che si fanno con un clay e del glass. Nella workbench, quindi nella crafting table normale. Le mettete dentro. No, gliele date direttamente a lui, può contenerne fino a 16 se non sbaglio. Scusate se sono in cheat, ma mi sono preso il libro prima. E mi sono perso. Quindi con le boccette lui, quando Final utilizzerà
la ricetta che è messa dentro al calderone, che non gli serve a niente, tipo ci sarà un'essenza in più se mettiamo dentro, non Adesso c'è so. uno di cibo e 14 di verde Di foglie, là. metti foglie. Queste qua non fanno niente come ricetta, per chi è iniziato la Towncraft o per chi vuole saperlo. Non fanno niente come ricetta. Se lui adesso usa la bacchetta, le essenze non andranno nel cielo, ma si trasferiranno in queste alambic. Guardate cosa fa il Tavolo Golem, se ti sposti magari lo fa. Perché L'ha già fatto. questo qua è pieno? Brutta de No, perché può prenderne fino a 8 la boccetta. Minore di 8 non può. Ah, vero. Deve prendere almeno 8, quindi deve riempirsi tutto questo e poi lo sposta. Ne butti altri. Ma Come fa a spostare? Ne ho solo 3. sì, bastano. Vai. Pluff, butta dentro e la porta qua. Perché la porta qua? E cosa ha fatto in questo preciso momento che ha aperto la chest? Allora, in poche parole, come funziona il Tavolo Golem? Dovete mettergli sotto un marker. Che potete mettere di qualsiasi colore, noi abbiamo messo il rosso, Nella cassa ce n'è uno. abbiamo indicato il colore rosso qui. Lui, in quale cassa? Questa qua. Ok, Quella. il white marker, che è facilissimo da fare. Questo qua però dovete ricercarlo, se non sbaglio. No, il cane levitator. Che cazzo è? Cosa? L'arcane, no, il marker. Il marker non c'è là, è normale. Ah, ok. Qua sulla cassa, dentro la cassa cosa c'è? Allora posso fare R. Si va con delle legna, della legna e una wool in mezzo. Ve ne da due. Voi dovete mettere una wool colorata, normalmente sicuro, perché sennò non potete. Mortus, che essenza è questa? Figa. Io non le vedo. Devi mettere più jar. Vabbè. Le farai te off camera perché è una rottura di farle e lo so, me lo ricordo. Allora, mangia un attimo. Con il marker sotto la jar, quando avrà la boccetta piena, porta l'essenza sotto la jar che vuole. Quindi se è quella dell'erba, che per ora abbiamo solo quella, ha portato l'essenza, come avete visto, dentro la jar e la sta riempiendo. Quando sarà riempita la jar, ne utilizzerà una vuota in più. Quello sarà l'unico problema. Come facciamo a dirgli che deve riempirsi di boccette? Mettete un marker sotto la cesta, se vedete, si vede questa linea marrone, in cui mettete dentro qua le boccette vuote. Quando le avrà finite, automaticamente se le va a prendere. Questo è il funzionamento del Tavolo Golem. La Towncraft non è difficile, ma è un po' complicata da capire. Se sapete l'inglese vi conviene farlo. Come sempre vi dico che se volete qualche tutorial della Towncraft, magari possiamo anche farla oltre alla serie, però secondo me la Towncraft è bella da scoprire, magari guardatevi, non so, è bella da scoprire e per gli impianti ve li faremo vedere più che altro e magari vi diremo come utilizzare i vari golem come abbiamo fatto finora. Però perché c'è una stringa qua? Vabbè, tipo per mettere i golem, questi qua che raccolgono il grano da soli, per mettere gli oggetti, le bacchette varie, cosa fanno, come si usano, come fare l'impianto delle essenze, come abbiamo fatto adesso, eccetera, 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 vi faremo vedere tranquillamente. È più quello delle ricette, Se vieni dentro un attimo. sarebbe troppo brutto farvi vedere come facciamo a fare questo in poche parole. Sì, ok, ormai ve l'ho fatta vedere, ma ok. Se vieni Minecrafting, dentro un attimo. ok. Tanto finché non li scoprirete nella vostra partita, non potete farli. Allora, dove cosa dentro? Io spero che almeno qualcosa faccia. Cioè ci sia qualcosa che. E ti manca imperito No, e. non c'è. Non c'è, che culo. Allora, imperito è quello, quindi ce l'ho già qua. Ok. Ma questo qua non l'avevo fatto Aia. vedere. Ma Aia, aia, aia. devi farti male. Come funziona l'infuso alta? Per chi non lo sa, oltre ad avere la crafting table, ha qua sotto delle essenze. Per avere le essenze dovete buttare dentro gli oggetti nel calderone o averli nelle jar come queste qua. Soltanto che noi non avendo la jar con dentro questi oggetti qua, non abbiamo potuto fare niente. Avendo le essenze dentro il calderone, gli passerà le essenze. Dovrebbe esserci un'animazione, ma non c'è, non si sa perché.
Eccola qua, adesso. guardate, tutte le palline che escono. Avendo le essenze possiamo craftare l'oggetto, sempre con la bacchetta. Naturalmente ogni oggetto ha il suo costo di vis, quindi ora c'è la bacchetta, la prima bacchetta ne ha 50, la La seconda seconda. 250 e l'ultima ne ha 1000, quindi potete stare tranquilli che con l'ultima andate dappertutto. Così funziona l'infuso altare, non è niente di che. Ma perché devi farne tanti? Perché stai facendo un tallo gole? Per farne in così marker diversi. Cioè Perché? bisogna cambiare marker. Perché bisogna cambiare marker? Basta un talo golem che porta via tutto, eh? Ah sì? Sì. Tu metti Cristo il marker santo. sempre uguale, su tutte le bocce e lui porta via tutto. Non è detto che porta solo via quello là, sennò ti tocca, ti riempi di golem e i Dirlo 73 alla prima, fine. canaglia. Vabbè, hai fatto il coso, il core animation basic, cazzo. Per i prossimi golem. Guarda che devi farmi tutti i golem per andare a fare i campi di grano. I lavoratori cileni. Magici. Va bene. Quindi, sei tranquillo. Per il cotone però non serve l'intelligenza, devo dirtelo. Visto che basta che spacchi e basta. LOL. Facciamo qualcosa di divertente. Uccidiamo mob! E perché non finiamo con la puntata? Ma sarebbe troppo corto, dura 5 minuti. Mori! Io ti dico che non posso. Vabbè, intanto spacco i vis, poi... Ah, ok. Quindi con questo episodio si conclude il coro della Towncraft, DJ non può parlare. E quindi da DJ e Faina, Lino Studio.